Torniamo questa mattina a parlare del Festival della Biodiversità, è una domenica dedicata agli orti quest'oggi, grande festa degli orti, oltre 600 ortisti dei 10 nuclei di orti del parco sveleranno al pubblico i segreti dell'orticoltura. Nel pomeriggio poi in questi orti c'è molta animazione, ci sono giochi per bambini, merenda, insomma di tutto e di più. Noi vogliamo parlarvi quest'oggi di un orto particolare perché lì ci sono diversi intrattenimenti. Vogliamo andare a Cormano, dove c'è il mercato di Campagna Amica, le bancarelle floreali e l'esposizione della pecora brianzola. Ma lo voglio fare con un ospite, con il dottor Paolo Baccolo, direttore di ERSAF, l'ente regionale per i servizi dell'agricoltura e delle foreste. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buongiorno, buona domenica anche a lei. È una giornata dedicata agli orti e a Cormano si può vedere la pecora brianzola nell'ambito appunto del Festival della Biodiversità. Innanzitutto vogliamo spiegare che cosa ci fa la pecora brianzola al Festival della Biodiversità? Sì, in effetti, perché questa è veramente una cosa interessante e un po' anche curiosa, che magari può sollevare un sorriso. Ma esiste una pecora brianzola, ci arriva direttamente da un passato di neanche poi tanti anni fa, in cui invece la brianza era costituita esclusivamente da attività agricole, con una pecora riconosciuta come locale che è stato possibile salvare fino ad oggi. Per cui in effetti una dimostrazione importante di biodiversità che ci racconta anche di una, come possiamo dire, di un paesaggio e di attività della Brianza che oggi si fa un po' fatica a riconoscere, ma che grazie ad appassionati, ad agricoltori a cui dobbiamo dire mille volte grazie, è possibile vedere anche in questa occasione. Ecco, la pecora brianzola non solo sarà lì a dare bella mostra di sé, ma ci saranno anche dei laboratori sulla lana grezza, si farà il feltro. Certo, perché la pecora brianzola tipicamente era una pecora che produceva latte e produceva carne, soprattutto carne, ma come tutte le pecore produceva anche la lana. Oggi può capitare anche nella nostra regione di vedere greggi grandi o piccole e se siamo fortunati anche di vederle in occasione della tosatura, ma io credo che soprattutto bambini e ragazzi assolutamente non abbiano mai avuto la possibilità di vedere come si lavora la lana greggia, la lana appena tosata e tagliata dalle pecore. Per cui è sembrato importante ed interessante far vedere, anzi dimostrare nella pratica, attività che semplicemente anche quando io ero bambino avevo la possibilità di vedere nei cortili di Milano, perché il feltro e la lana per fare i maglioni, per fare tutte le cose che indossiamo, veniva lavorata con quei metodi che vengono dimostrati oggi pomeriggio. Ecco, lei è il direttore dell'ERSAF, com'è nata la collaborazione col Festival della Biodiversità e con il Parco Nord Milano? Beh, diciamo che la collaborazione è venuta semplicemente in un modo naturale, perché facciamo ambedue, quindi sia ERSAF che il Parco Nord Milano, cose molto simili però in ambienti completamente diversi. L'ERSAF gestisce le proprietà agricole e soprattutto le proprietà forestali di Regione Lombardia e organizza da quasi 10 anni, da 7 anni in particolare, una serie di eventi, di appuntamenti distribuiti prevalentemente nelle aree di montagna, ma non solo, proprio per fare fruire, utilizzare apprezzare le risorse naturali di biodiversità delle proprietà regionali. Quando il Parco Nord Milano ha avviato questa iniziativa, che invece viene fatta alle porte di Milano, ci è sembrato semplicemente naturale partecipare già da subito. Fin dalla prima edizione ERSAF collabora con il Parco Nord Milano nel realizzare questa manifestazione. Ecco, avete anche un sito, immagino, per sapere, visto che ha detto che partecipate anche a diverse iniziative, vogliamo ricordare allora il sito dell'ERSAF? Certo, www.forestedavivere.it. Benissimo, io vi ricordo che l'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste, sarà presente appunto oggi a Cormano, negli orti di Via Promessi Sposi e in Via Manzoni. Se invece volete sapere dove sono gli altri orti e qual è il programma di oggi per il Festival della Biodiversità, vi invito a visitare il sito www.festivalbiodiversita.it e grazie per essere stato con noi al dottor Paolo Baccolo. Grazie, ci vediamo oggi pomeriggio.